Abbiamo fatto un primo round bello, quello di Misan, in cui i nostri due piloti sono stati protagonisti. Ma qui, al Mugello, non sarà affatto così, anzi, tutt'altro. Per iniziare, Manfredi e la Suzuki non sono presenti per via della concomitanza con la Moto E e il nostro Luca è in condizioni fisiche terribili. Il meteo sarà per tutto il weekend estremamente volubile e condizionerà pesantemente la messa a punto delle varie moto. Chi riuscirà ad azzeccare il setting sarà giustamente avvantaggiato. Unica certezza, piccolo spoiler, Pirro. Questo weekend farà davvero un altro sport. Ci ne sembra un filino più asciutta. È ovvio, ma la pista è molto scivolosa. No. Sì, ma la seconda settore. Asciutto non è, si vede. Però secondo me è meglio mezzo e mezzo così. Qui bisogna improvvisare. Faccio la bomba? Io vado. Assaggio la frase. Vado con molta calma. Non serve niente. Forse bisogna girare. Sì, non serve niente. Ma sapete come si fa? Adesso ho cercato di improvvisare. Io non piego, non riesco a piegare. L'assetto lì che si muove, di buono a un certo punto non riesco a scendere su quel grado di piega. Dopo, quando ho beccato l'asciutto, ho detto vabbè, adesso ci provo e poi tiene. Però devo beccare l'asciutto per rompere quel grado di piega. E dopo, verso la fine, c'era Casanova Savelli, che era un po' più bagnata delle altre, era quella dove piegavo meno. Le altre toccavo il ginocchio, insomma, riuscivo a piegare abbastanza normale. Ma sempre perché in traiettoria c'era sempre delle chiazze di bagnato e un po' di asciutto. So, è come se all'inizio è fatica da superare quella barriera lì, tant'è che il bianco mi ha passato e mi ha dato schifo la guida. Ma io lì avevo poco grip, comunque aprivo il gas, muoveva abbastanza già, ma soprattutto che non piegavo, soprattutto quello, la differenza la faceva lì, non in staccata e non in uscita. Io ho guidato, non è che sono andato a spasso. All'inizio magari stavo un po' più attento, ma poi a un certo punto ho cominciato a spingere. Frenavo. E quella sul bagnato è una delle cose più importanti, devi avere fiducia sul freno, se no non vai, non scaldi le gomme. E frenare io frenavo abbastanza forte, poi dove era un po' più bagnato comunque piegavo poco, quello sì. Finché era bagnato piegavo veramente poco, dopo pian piano dove era un po' più asciutto ci andavo lì. Però boh, sono io che non mi fido di rompere quella barriera. Sento quel movimento che mi dà un po' fastidio, mi fermo, è la moto. Allora, sul bagnato, se facciamo conto di come siamo andati giovedì sul bagnato, c'era da prendere, caricare tutto e tornare a casa. Sì, si è andati pianissimo. E poi è vero, questo non è bagnato, insomma, si è andato asciugando, però comunque avevamo sulle rain ed era una condizione non troppo diversa da quella della gara di Misano. Finché c'era un po' più bagnato facevo un po' di fatica a piegare, insomma a fare percorrenza a centro curva. Poi quando ho trovato l'asciutto sono riuscito a forzare quell'angolo di piega che sembrava il limite, andare un po' più giù. Sull'asciutto non era male, sul chiazzato non era male, sul bagnato sempre un pelino di difficoltà. E comunque domani mattina secondo me è asciutto. E quindi questo cambia tutto. Sì, era solo un turno per capire come siamo messi in queste condizioni qua e se giovedì c'era da andare a casa, adesso si può anche rimanere, dai. Fisicamente ti ho visto un po'. Fisicamente qui stendiamo un velo pietoso, sto malissimo, mi fa male tutto e sono anche abbastanza proprio scarico, anzi. Cioè addirittura oggi pomeriggio sono andato a dormire nel camper, che non è mai successo in 10 anni di gare, però vabbè. E ovviamente anche questo weekend ho per voi un altro pilota a cui andare a rompere le scatole. Anche lui con la moto della Casalata, col numero 73 del team TCF Racing, Simone Saltarelli.
passaggi, come dicevamo, il registro è completamente diverso rispetto a quello che... Anche l'ingresso riuscivo a sfruttarlo meglio, adesso diciamo sempre la gamba in basso tira un po' meno di più, ma non è quello che è, quello è la gamba in basso, questo non è la gamba in basso. Ma si muove la moto andando dietro. Quando butti il gas scivola la moto. E gliene do quanto che vorrei darsi. Vai, scivola! Non tanto nel primo appoggio come. Allora, senti, dagli un'occhiata su. Guarda dove siamo e poi andiamo. Ma lì pattina quasi fin da subito. Troppo presto. Però vedi lì non è dura la moto. Non ci sa mai. Giro un quarto. E abbiamo due click di conversione. Abbiamo due click di conversione. Migliora quella fase. Se lì scarica l'anteriore quando comincia a scivolare. Si scaccia dietro, si alza davanti. Ok, scivola e quando scivola poi rialza. Fatto, eh? Quanto era la compressione? Quanto siamo? 15, sono andati a 17. Andiamo! Andiamo! Per la prima volta forse più problemi te della moto. Io ho grossissimi problemi. No, non sono in forma, non mi sento bene. È da giovedì che faccio una gran fatica fisica e mi si blocca anche il braccio come a Misano. Quindi sono molto preoccupato per la gara. Perché poi, no, 14 per fortuna, sì. Perché poi il giro abbiamo fatto due bei giri, però mi accorgo proprio che perdo lucidità, ma sento fatica in parti del corpo che normalmente non è mai stato un problema, quindi sicuramente qualcosa che non sta funzionando c'è. Sì. Però la moto in linea generale... No, da ieri si è ritornati su un assetto un po' più conosciuto. E va meglio, va decisamente meglio. L'anno scorso cosa hai girato? Uguale. In qualifica ho fatto 52,1, in gara ho fatto 51,8. Adesso hai fatto 51,8. Ho fatto 30 millesimi meglio. Però l'ho fatto da solo e al primo giro. Cioè, entro in pista, al primo giro faccio subito il tempo, che è una cosa buona. Fisicamente sei a posto, poi giro dopo giro accusi. Bravo, sì. È molto strana sta cosa che mi sta succedendo, perché normalmente, soprattutto negli anni scorsi, la mia caratteristica era quella di magari non avere il giro veloce ma avere il passo, e in gara io rimontavo, a fine gara rimontavo tanto. Adesso, da quando ho questo problema alla spalla, probabilmente guido in modo diverso, mi si blocca il braccio, cosa che non è mai successa. Quando si blocca il braccio è un disastro, ma qui oltretutto faccio fatica, cioè faccio una gran fatica e... Sì, arrivo sul rettilineo, che faccio fatica a stare in carena, cioè nel senso mi metto giù in carena e mi tira il collo, mi tira la schiena, ed è una sensazione che non ci sta. Qualifiche travagliate per Luca, e per lui si prospetta un'altra gara di gestione, ma non della moto e delle gomme, ma di se stesso. Cambiamo box, ma qui i problemi sono tecnici, anche se Simone non ha ancora recuperato al 100% dal botto di Imola. Non so neanche come ho fatto fare quel giro lì. Prima 53 adesso, però avevo un po' più grip, cioè il primo gancio di gas è più grip, e ovviamente dopo la moto ho cominciato a ricomincio come nuova e dove, cioè,
grip niente, ma niente, ma ho detto cazzo, come se avessimo una pressione sbagliata. Perché ha scivolato con la gomma nuova, l'ha sandonato in una maniera allucinante, poi mi innesca un pompaggio da madonna. Buttata dentro a sinistra, ma l'anteriore alto, cioè la sensazione di salto. E tutte le curve non ci ho preso né. Col freno normale. Casanova ero veloce. Perché... Sì. Però preferisco la moto comunque si prende qua. No, orribile. Arrabbiato uno, arrabbiato due. 2 metri al bordo e andando piano, andando piano in percorrenza, cioè capito, perdevo la linea andando piano, frenavo, arrabbiato uno, frenato, arrabbiato due, frenato, e la moto comunque non curvava, no, non perdeva sotto, non curva, capito, arrabbiato uno, la moto non curva, e non so perché, ho provato a cambiare qualcosa, ma capito, è impossibile, poi è pesante nel cambio, e comunque a volte si impegna, cioè... ci siamo messi d'accordo con Ale, io lo lanciavo nel posto, impennata tanto, si impenna qua, si impenna in continuazione la moto, cioè io qui arrivo, io sono in carina, la moto si impenna, ma si impenna, e se io non pullo il gas, la moto continua ad impennare, hai capito? Quindi dopo io devo andare a prendere il freno sempre, era molto pericoloso, tu mi dici puoi staccarmi sotto, fine. Se la moto sta ferma, io lì non mi fido qua. E poi la moto pompa, è uscita da piatta 2, adesso sto a lato, aggancio come su del gas per cercare di recuperare, poi il controllo adesso interveniva, cioè dal primo stint al secondo stint la moto è peggiorata drasticamente, ma con la moto di ieri non l'ho fatto, la moto di ieri con il gancio di Luca l'avrei fatto su quando sono capito, perlomeno stavo un metro più interno. Adesso io comunque stavo un metro più esterno, un po' in tutte le curve, al primo stint, dove la moto era meglio, ma ho perso drasticamente il grip. Preferisco che la moto cioè, sia nervosissima, che si impegna come ieri, però perlomeno curvo, capito? Però dopo non so cosa farò in gara, perlomeno curvo, cioè faccio 2 metri strada in meno ogni curva. Perché col tiro di Ale o col tiro di Luca, cazzo, quando due veniamo fuori, capito? Comunque cioè, sto. Sì. Non so fluido. Non ti ho visto troppo contento. No, perché abbiamo fatto una qualifica non bellissima. È vero che abbiamo fatto una prova drastica da ieri perché ho un problema. Gli altri ieri si lamentavano molto del grip, ho parlato con Luca, con Ale. La pista era chiazzata. Sì, però non era quello il problema. Cioè, ieri veramente tanti problemi di grip. E loro si lamentavano. Invece io ho più problemi di impennamento. La moto si impennava tantissimo, la moto faceva. E poi io. Facendo ancora un po' fatica con il braccio e cerchiamo di fare in modo di non peggiorare la situazione. Però l'unico problema che io avevo in questi giorni è che la moto impennava molto e quindi era molto nervoso. Allora da ieri abbiamo provato una prova un po' drastica, quindi allungare tutta la moto, ma abbiamo peggiorato tantissimo la fase di grip. Sono entrato stamattina, ho fatto un giro dietro a Luca, e ho spinto tanto per cercare di fare il tempo, ma non ci sono riuscito. Ho fatto un decimino meglio di ieri, ma ieri l'avevo fatto da solo e era molto più comodo. Però era una prova da provare, da fare, perché per cercare di smorzare questo impennamento che mi lo fa in tutte le curve e lo fa anche in rettilineo. E allora abbiamo dovuto provare, tanto adesso è una qualifica, però era importante provarla in modo che almeno ci creiamo meglio l'idea. Hai fatto 3 run, quindi le varie volte che sei rientrato avete modificato. Sì, modificato, siamo andati peggiorando, però abbiamo visto perlomeno che quella strada lì è sbagliata, esatto. Il tempo che avevi in testa di fare qual era? Ma era un 52 che cioè, avevo beccato il giro giusto con Luca. Non ero postissimo, quindi non l'ho chiuso male. Ho visto che all'uscita delle arrabbiate ero messo benino, ma ho sbagliato l'aggancio del gas al correntaglio e alla buccia, quindi sai, un decimo lì. Sì, perché se ti odio non riesci neanche. Non riesco, non riesco. Far la linea che vuoi. Esatto. Fare. Perché l'abbiamo allungata tantissimo quindi facciamo più fatica a voltarla. Sì. Solo 3 ore di riposo per loro e siamo pronti per gara 1. Essendo la gara di casa del team Honda Improve, hanno portato una livrea inedita, una CBR viola per omaggiare il colore delle maglie della Fiorentina e di Firenze. Detto questo, dobbiamo fare attenzione al meteo perché dopo un timido sole del mattino, ora si sta di nuovo annuvolando.
14 giri, inizia il round 2, round pata del campionato italiano velocità con la Superbike, scatta bene Michele Pirro, molto bene, attenzione però, viene passato da Lorenzo Zanetti, mamma mia Zorro è arrivato, vediamo se non arriva lungo, no, va a chiudere, partenza bomba fantastica di Lorenzo Zanetti con la Ducati Broncos, lui che si presenta tra l'altro da leader di campionato. Intanto Del Bianco, grazie mille Chiara per tutte le informazioni, intanto vediamo che Del Bianco, Zanetti, piove. Alzano, piove, alzano la mano, stava piovendo, avevi visto benissimo Andre dalla nostra bandiera postazione rossa. Rossa ragazzi, rossa! Vediamo le previsioni a Napoli, dentro. Se in un box la tensione è dovuta alle previsioni per azzeccare il setting e la gomma, nel box TCF la tensione è causata dalla mancanza di Simone, coinvolto in una caduta da un altro pilota. Viene portato al centro medico, ma il problema è che in questi casi la comunicazione delle condizioni del pilota al team è lenta e la preoccupazione è palpabile. Niente di grave, ma sia la moto che Simone tarderanno ad arrivare e non prenderanno parte alla gara. Allora, l'elettronica come l'hai usata con un filo di traccio, che è a più 4, invece l'avevi usato a più 3. Il freno motore è quello che avevi usato su quello. Ieri. Non è male? Ti può cambiare un po' le cose? Adesso è assolutamente una roulette. Preferivo che non si bagnasse, per esempio. Anche nei primi giri in realtà sì, ho perso posizioni, ma ero in gestione. Era ancora lunga la gara. Sì, era completamente in gestione. Adesso invece cambia tutto. Così cambia tutto anche perché sono condizioni che questo weekend non abbiamo ancora provato. Quindi è tutto nuovo, vediamo. Non lo so, si vedrà dalle prime tre curve. Se come senti la moto? Se subito feeling, allora oppure sì. Se la dura. Che cosa? L'attacco c'è. Fanno la maggior parte. Alla quarta pista di cui da una parte, non dall'altra, semafori rossi che si spengono in questo momento, attenzione Pirro, tutto di traverso, mamma mia che rischio, ha tagliato completamente la prima fila, almeno più della metà, che rischio, ho perso tempo ma direi che è andata bene, bene così, abbiamo rischiato uno strike pronti via, davvero impressionante. Lo dicevamo, Pirro è davanti, Michele Pirro che qualche anno fa, lo ricordiamo, fu autore di una rimonta pazzesca nella Superbike, che ad inizio gara si trovò ultimo e distaccato, andando a vincere addirittura con distacco. Del Bianco, Zanetti e Cavalieri con Pirro che è già transitato con un vantaggio pazzesco, 5 secondi e 9, sembra asciutta la pista per Michele Pirro, mamma mia, guarda, quanto sta piovendo, condizione critica per gli eroi della Superbike del CIV, ne approfitta Del Bianco, risponde Cavalieri, incrociano le traiettorie, stanno veramente facendo qualcosa di pazzesco, è chiaro che la velocità è ridotta, mancano poco meno di 3 giri alla fine, qui siamo con Bernardi che adesso ha passato Vitali, se non vedo male, Vitali che sta soffrendo, c'è con loro anche Ferroni, quindi Bernardi che insomma in condizioni proibitive comunque cerca di recuperare, sì, confermiamo il sorpasso, quindi Luca con la sua Aprilia nuova M2 Racing è salito in sesta posizione, vediamo gravemente in difficoltà Vitali con Ferroni che cerca di trovare uno spazio, attenzione, no, sembrava che Vitali fosse molto largo, in realtà ha tenuto un'ottima linea ma è sensibilmente più lento, intanto la pioggia non ne vuol sapere di mollare il colpo, continua a venire giù, incessante, copiosissima qui all'autodromo del Mugello e per i piloti della Superbike veramente è un'impresa titanica arrivare alla bandiera a scacchi, Ferroni all'esterno ma Vitali obiettivamente, oggettivamente è in grossa difficoltà purtroppo. Michele Pirro
fantastico sul bagnato del Mugello, della piscina del Mugello. Adesso è turno invece di Alessandro Del Bianco con la Yamaha Keope Motor Team. Ha lottato, ha fatto di tutto e porta a casa un preziosissimo secondo posto. Lo vediamo ben più che contento. Bravo Ale, bravo, bravo. E Lorenzo Zanetti, mola mai Zanetti, terza posizione. Sapone, sapone vero. Anteriore, André, l'anteriore buono, perfetto, posteriore disastro. Fatta male. Io grazie che sono passato qui. Vedeva che non... dalla TV si vedeva che non... Non piegavo. Non piegavo, ma appena cominciato a giocare un pochino... Perché mi manda il gas? No, curve col gas puntato, si fa sul bagnato, ma... Dai, ricorre un po' di più. Dai, ricorre sull'olio. Devo piegarmi. Devo solo pensare che mi stai qui. Però sono stato bravo a stare in piedi. Queste gare qua c'è sempre, dai, c'è sempre un... o va bene o va male, dipende come ti trovi. E finché era bagnato ma non troppo, guidavo, ne avevo un po' meno degli altri, ma guidavo. Quando ho cominciato a piovere sembrava di... Era peggio. Mi servivano le rotelle per stare in piedi. A gara finita sono tornato nel box di Simone e sono molto sollevato nel vederlo bene. La moto per domani sarà pronta, ma quello è il meno. Ho sentito una botta allucinante e non so Santoro cosa ha fatto, mi ha preso in pieno e fortunatamente non mi sono fatto tanto male, mi fa solo un po' male a capire, ma è tutto ok. Però oggi era una bella occasione sul bagnato per cercare di trovare ancora un po' di... Come gara 1 a Milano. Dai, sì, sul bagnato anche ieri si è andati forte e poi dai, il bagnato è sempre una cosa particolare, però ancora soprattutto non siamo a postissimo, però sicuramente gara ce l'avrei provato. Sì, è così, io... Siamo partiti forte, ma da gara 2 Misano ad oggi non sta girando proprio benissimo e spero che sia per colpa del fatto che non abbiamo fatto antitest. E adesso c'è domani e quindi dobbiamo cercare di portare a casa qualcosa e poi bisogna, quando siamo a casa, lavorare un po', fare un po' di test perché il livello è altissimo. Noi dall'anno scorso dobbiamo fare un step perché l'anno scorso ci accontentavamo comunque di tempi buoni per cercare di vincere il Nation, qui invece bisogna fare uno step assolutamente e dobbiamo lavorarci. Sono comunque contento perché per un po' di tempo non si sapeva niente di te, ti hanno portato al centro medico, non hanno detto niente, sì, sì. Il team si è un po' preoccupato. Infatti io ho detto di farmi portare con motorino, ma mi ha detto no, con la Gorgia Rossa, vabbè, dopo mi hanno fatto l'asse della caviglia, ma è tutto ok. Niente di rotto. Il motorsport è anche questo, lavorare, faticare, impegnarsi e non portare a casa il risultato voluto. Perché qualcun altro è stato più bravo o anche solamente più fortunato. Ogni weekend ha una storia a sé, e in questo Michele Pirro con la sua Ducati è letteralmente su un altro pianeta. Ma una cosa è certa, nessuno di loro mollerà di un centimetro.